È tutto transennato, le chiese hanno parecchi danni, però abbiamo fatto solo la strada per andare a casa, niente di più. Mentre il collegio comunque ha retto, se così si può dire, lì al pub c'è stato un po' più di movimento, tra anche bottiglie che cadevano, vetri, è andata via la luce. Eravamo seduti, abbiamo appena finito di cenare. Brutta. Molta paura, un'esperienza che non ho mai vissuto, non desidero a nessuno. È stata un'esperienza terribile. Io sono una studentessa, vengo dalla Grecia, vivo in centro, la mia casa è crollata purtroppo. Pavimenti sollevati, crepe profonde, e quindi il tempo di raccogliere le cose più indispensabili, medicine e qualcos'altro, e in strada e poi ecco. È stato orribile, tremava tutto, i fornelli sono quasi esplosi perché erano accesi, è andata via la luce, abbiamo visto delle crepe sulle scale incredibili e non si racconta, semplicemente non si racconta. Non ho avuto il tempo di capire, lei era immobile davanti a me, ho preso lei, ci siamo messi sotto un muro portante, la luce è andata via e io ho pregato, che ho detto io qui ci muoio veramente. L'Università di Camerino è un grandissimo ateneo, ha quasi 700 anni di storia, figuriamoci se ci facciamo preoccupare da un terremoto. Terremo sempre la schiena dritta, vedrete che sapremo ricominciare ancora più forti di prima e con tutte le attività appena possibile. Ecco.